I carabinieri stanno chiudendo la E45 all'altezza dell'uscita di Val Savignone, questa importantissima arteria, l'unica che attraversa la dorsale appenninica, verrà appunto interdetta al traffico. Il motivo è il sequestro penale del viadotto Puleto per rischio crollo. Ci rendiamo assolutamente conto del gravissimo disagio che un provvedimento di questo genere comporterà ai cittadini, agli automobilisti. E non di meno abbiamo ritenuto che le esigenze di tutela della sicurezza e dell'incolumità dovessero prevalere su ogni altra considerazione. Si procede contro ignoti per omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Il provvedimento nasce dall'inchiesta sul cedimento della piazzola di sosta lungo la E45 del febbraio 2018. Era stato poi un ex poliziotto a notare e segnalare l'usura del pilone in cemento armato del viadotto Puleto con tanto di ferro a vista. La procura di Arezzo aveva incaricato due periti che avevano segnalato il rischio di crollo per la struttura, da qui la richiesta di interdizione al traffico del tratto. Ci dispiace che dopo tanti anni che noi denunciamo la carenza di strutture, di infrastrutture verso nord, oggi ci troviamo a una parte del nostro territorio chiusa, perché, ricordiamocelo, non c'è una viabilità alternativa che collega le due realtà. La E45 è quindi chiusa in entrambe le direzioni tra Canili e Val Savignone in corrispondenza del confine tra le province di Arezzo e Forlì-Cesena. Manca una viabilità alternativa perché è l'unica strada percorribile in queste condizioni da 30 anni. C'è una frazione, Ville di Monte Coronaro, praticamente isolata. Il tratto della Toscana è stato abbandonato da tanto tempo e non si capisce il perché. Tra ANAS, provincia e comune di Pieve Santo Stefano, cosa è successo? Insomma, chi vuole percorrere queste zone, che alternativa c'ha? I sentieri. Quanti dipendenti ha? 7 dipendenti e 3 siamo noi, quindi 3 famiglie e più 7 dipendenti. Siamo in 10, siamo a lavorare. Portiamo tutti i prodotti nostri in Val Tiberina, quindi da domattina cominciano i problemi. ANAS spiega in una nota che sta già fornendo ai periti della Procura tutti gli elementi conoscitivi tecnici per rappresentare al meglio le condizioni dell'infrastruttura e i lavori di manutenzione già avviati a dicembre, al fine di consentire una veloce riapertura al traffico ed evitare gravi disagi alla circolazione. L'E45, ma io vorrei dire in questa particolarità anche la situazione della statale a lato, questi 3 chilometri che devono essere sistemati da tanti anni. Dunque questa è la condizione, sicuramente preoccupazione per la comunità. L'unica arteria che attraversa la dorsale appenninica spacca l'Italia in due. Le alternative sono A1 e A14 per i tratti di lunga percorrenza e i passi di Via Maggio e Mandrioli difficilmente attraversabili dal traffico pesante.